Avevo tanta paura di tornare. Pensavo che mi rifiutassi ancora una volta, ma non ho voluto darmi per vinto. Non potevo abituarmi all'idea di perderti. Non so come ho trovato il coraggio di rinunciare a te. È successo tante volte. Ormai ho perso il conto. Avevo paura che non tornassi. Sciocca. Sarei tornato da te sempre. Una o tante volte. Finché non mi avessi perdonato. Sai, Elisa, mi hai punito duramente. Ma me lo sono meritato. Sono stato così ingiusto e così offensivo verso di te. No, basta. Non me lo ricordare. Potrai mai dimenticarlo. Giancarlo, l'importante è questo sentimento che ci unisce e che ha risolto tanti nostri problemi. La sfiducia reciproca, tutte le amarezze e tutto il male che ci siamo fatti. No, sono io che ti ho fatto del male. Povero amore mio. No. Era così naturale che tu non volessi più vedermi. Ogni volta che mi ricordo di quello... No, non parliamone più. Ormai è storia passata, non è successo niente, proprio niente. Voglio cancellarlo. Voglio cancellarlo con il mio amore, con la mia tenerezza e con la mia fedeltà. Così. Così. Voglio essere così dolce da costringerti a chiedermi di non esserlo tanto. Giancarlo. Voglio... di nuovo sentirti dire che mi desideri. Voglio risvegliare un'altra volta in te l'entusiasmo, l'allegria che c'era tra noi due, tesoro mio. Giancarlo, avrei voluto odiarti. Avrei voluto dimenticarti. Ma non potevo immaginare la mia vita senza te. Non potevo immaginare di stare con un altro uomo, con un altro che non fossi tu. Di essere baciata da un altro. Sì, lo so. Qualcuno me lo ha detto. Chi? Ah, un giorno o l'altro te lo racconterò. Amore mio, ma non puoi stare in piedi così a lungo. Vieni, vieni, siediti qui, su. Vieni, ma perché? Vieni. Io non sono stanca. No, lo so che non sei stanca, però devi avere cura di te. Non ti devi affaticare, devi prendere delle precauzioni. Non dimenticare che stai aspettando un bambino mio. Un bambino tutto nostro. Ti giuro che ancora non riesco a credere che... a pensare che da quel momento di pazzia, di rabbia, di passione, sia nato tra di noi qualcosa di così tenero. Qualcosa che ci legherà per sempre. È come una benedizione. Una benedizione per il nostro amore. Questo figlio, Giancarlo, renderà sereni le nostre giornate. Bene. Adesso non mi rimane... Cioè, vorrei farti una domanda. Signorina Elisa Quintana... vuole diventare mia moglie. Dimmi, Giancarlo, è stata tua madre a chiederti di venire a parlare con me? No, papà, no. Sono venuto di mia iniziativa. La mamma non ne sa niente. Ah, questo me lo immaginavo. Perché? Beh, ecco, perché dopo tutto quello che le ho fatto è logico che non mi voglia più vedere. E invece ti stai sbagliando. La mamma è disposta a perdonarti, puoi stare tranquillo. Perché non torni a casa e ne parli personalmente? No. Non posso. Non posso tornare, Giancarlo. E ti giuro che mi dispiace molto.
Ma del resto, dopo tutto il male che le ho fatto, non ho mai voluto ascoltare le sue preghiere. Non mi sono mai preoccupato delle sue lacrime, del suo dolore. E non oso pensare, solo perché adesso sono solo e disperato, di avere il diritto di tornare con tua madre. Ti prego, papà, ragiona. Devi cercare di capire. No, che... no, figliolo, no. Queste sono le giuste conseguenze dei miei errori. E devo pagarli, sì. Ormai ho perso tutti i diritti. Io non posso più ritornare a casa mia, né vivere di nuovo insieme con mia moglie e con i miei figli. A me sembra che tu stia facendo un grosso sbaglio, Francesco. Senti, Stefano, tu non ti trovi nella mia situazione. Non hai la minima idea di come io mi sento. Non mi rimane altra scelta. Purtroppo devo accettare il mio destino. Non ho saputo apprezzare quello che avevo. E quindi adesso è inevitabile che riceva la giusta punizione. D'ora in avanti passerò i miei giorni cercando di dimenticare il tempo felice in cui eravamo insieme. Il tempo in cui godevo ancora dell'affetto di Adriana, dell'amore di Yolanda e del tuo rispetto, Giancarlo. Ma purtroppo quello che è stato non potrà mai più tornare, perché non ho la forza interiore di riconquistare quello che ho perduto con il mio assurdo comportamento. Sarebbe veramente egoista da parte mia. È troppo comodo far soffrire in questo modo le persone che amiamo e poi, solo perché tutto è finito male, presentarsi come se niente fosse a chiedere perdono. Dimmi una cosa, papà. Non ti sembra molto più egoistico impedire che tutti noi possiamo essere felici semplicemente perché tu e la mamma siete, come dire, separati? Senti, Elisa e io abbiamo chiarito tutto tra di noi e, come saprai, presto ci sposeremo. Sarà una cerimonia molto semplice e intima per via del lutto. Però a noi farebbe piacere che tu venissi con la mamma. Per noi sarebbe il regalo più bello, eh? No, Giancarlo. Ti prego, papà. Mi dispiace molto, credimi. Però non posso. Cerca di capirmi. Non ne ho il coraggio. E va bene, come vuoi. Non torniamo più sull'argomento. Lasciamo perdere. Ah, papà. A proposito, vorrei chiederti un favore, se ti è possibile. Dimmi. Ecco, io vorrei esaminare con te alcuni documenti importanti prima di partire. Ma certo. Ti andrebbe bene se ci vedessimo nel pomeriggio verso le 4 nel mio ufficio? Sì, come vuoi. D'accordo. Allora ci vediamo lì, eh? Ciao, papà. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Francesco, a me non sembra per niente giusto quello che stai facendo. Ah sì, sei troppo rigido nel tuo comportamento. Il tuo sembra quasi un complesso di colpa. No, Stefano, non è come pensi tu. È soltanto vergogna. È questo quello che sto provando adesso. Ma dai, Francesco, non puoi passare tutta la vita a recriminare su un errore, un passo sbagliato. Potrebbe succedere a chiunque. Sì, hai ragione. Però io mi sento distrutto moralmente. Non sono degno di riconciliarmi con i miei familiari. Francesco, guarda, sinceramente io non ti capisco. Tutti noi uomini, chi più, chi meno... Ornella mi stava ingannando, Stefano. Provo molto imbarazzo nel dirtelo. Sì, però è così, mi ingannava. Aveva una relazione con quell'uomo. Sì, con quell'uomo che guidava la macchina il giorno dell'incidente.
Mi capisci adesso, Stefano? Ho cercato di nascondere questo particolare soltanto per vergogna. Per delicatezza nei confronti di Ornella, adesso che è morta. E anche per rispetto verso me stesso. Però il suo tradimento è forse la cosa che mi ha fatto più male. Dopo tutto quello che le avevo dato per renderla felice, per cercare in tutti i modi di accontentarla, in ogni suo capriccio, non doveva farlo. Ascolta, a me dispiace molto vederti così. Però adesso ti capisco meglio. Perché considero la vita sotto un altro aspetto. In maniera molto diversa. Lauretta è tornata a casa. E con Lorenza stiamo cercando di capire quali siano stati i nostri errori per ricominciare da capo. Purtroppo io no, Stefano. Ormai io non posso più ricominciare da capo. Perché per me è tutto finito. Adesso non mi rimane altro che la solitudine. E la solitudine è la cosa più terribile quando uno comincia a sentirsi vecchio. Non posso più riconquistare quello che ho perso. Non posso. E non credo di averne il diritto. Sai, è stato tutto chiarito, Ines. E hanno deciso di sposarsi al più presto, se è possibile, domani stesso. Grazie a Dio, finalmente. Sarà una cerimonia semplice, solo per pochi intimi. Per fortuna sono riusciti a fare tutti i documenti. Sì, questo lo sapevo. E tra poco toccherà a te. Oh, Yolanda, ma non scherzare. Non essere sciocca, Ines. Anche tu hai il diritto, come ogni altra donna, di sposarti ed essere felice a fianco dell'uomo che hai scelto come compagno della tua vita. In questo caso si tratta di un uomo buono e che ti ama molto, a quanto sembra è così entusiasta e non vede l'ora di portarti all'altare. Sì, è la verità, Yolanda. Non vede l'ora che venga celebrato il nostro matrimonio. Bene, allora devi sposarti al più presto, Ines. Salve, come va? Oh, ciao Giancarlo. Allora è tutto a posto, mi sposo domani stesso. Congratulazioni. Sapessi come sono contenta, ti ringrazio, davvero. Ines. E tu, mamma, non mi fai gli auguri? Certo, tanti auguri, figliolo, sono così felice. Ah, a proposito, mamma, mi dovresti accompagnare in ufficio perché ci sono alcuni documenti che dovresti firmare, ti va bene? Come avevo previsto, alla fine tutto si è sistemato. Che fortuna, vero? Sapete una cosa? Io, certo, ero sicuro che tutto si sarebbe concluso bene, perché l'amore risolve ogni cosa, vero? Giustissimo, se si vogliono bene come noi saranno felici. Ragazzi, adesso smettetela. Insomma, Federica, Anna è mia moglie. Ma senti, è incredibile. Ma che perché non la smetti? Cosa c'è di male? Insomma, Anna, un po' più di rispetto. Ci sono degli ospiti, no? Ah, signora Federica, li lasci fare. E si vogliono bene, quindi è un loro sacrosanto diritto. Ma certo, a me spiace soltanto che non ci sia Ines qua. Con lei accanto almeno non morirei di vita. Ma senti, e cosa credi? Senti, mamma, ho saputo che è venuta qui la signora Yolanda. Sì, e sai chi c'era con lei? Elisa! Ah, ma è stato bello rivederla. Pensa che ci siamo abbracciati, baciati. Ecco, capisci adesso quello che io volevo dire. Con l'amore e la tenerezza si sistema tutto. Ehi, ragazzi, però non esagerate, eh? Andiamo, Federica. Dai, finiscila, mamma. Allora, se ho capito bene, si sposano domani. È così? Oh, hanno deciso di accelerare i tempi, a quanto pare. Beh, signor Aurelio, è logico, hanno già dovuto aspettare parecchio. Certo, e senza dubbio nessuno dei due si pentirà e tornerà indietro. Ah, ma cosa dici, Luciano? Sono sicura che quei due staranno insieme, come dice il prete, finché la morte non li separa. Eh già. Bene, io vado a preparare la cena. Aspetti, aspetti. Vengo con lei. La aiuto. Ci passa. Sono un grande cuoco io. Sentite, devo raccontarvi una cosa. Però non voglio che la mamma lo venga a sapere, almeno per il momento. Avanti, dimmi cosa c'è, su, racconta. Hai dei segreti, allora? Beh, tu più o meno lo sai già. Non mi dire che si tratta del tuo principe azzurro. Sì. No, scusate un momento, cos'è questa storia del principe azzurro? Voglio sapere. Ascoltami, Luciano, ti ricordi quando una volta mi avevi detto che un uomo si sarebbe innamorato di me? Per le mie qualità interiori, per quello che riesco ad esprimere. Ma certo che me lo ricordo, Nina.
Quest'uomo esiste, io l'ho incontrato. Che cosa? Ma davvero? Sì. Dai. Sì, sì, è proprio così. Non potete immaginare la felicità che provo. Lui mi ha confessato il suo amore con delle parole così belle. Poi mi ha abbracciata. Mi ha abbracciata forte, forte. E mi ha detto che mi ama. Che mi ama. Davvero? Allora, scusa, ma che cosa aspetti a dirlo a tua madre? Non è soltanto una tua illusione. Ah, ma sei sicura? Ma certo, ne sono assolutamente sicura. L'importante è che tu non ti... No. Bisogna assolutamente dirlo a Federica. No, Luciano, siediti, aspetta un momento. C'è un grosso problema. Non voglio che la mamma lo sappia ora, perché prima deve capitare una cosa. Se lei lo viene a sapere adesso, sarebbe un guaio. Ma perché non vuoi che lo sappia? Insomma, dici cosa dovrebbe succedere, no? Che misteri sono questi? Raccontaci di cosa si tratta. Dai, Nina, diccelo. Muoio dalla curiosità. Non puoi dirmi di no. Ah, non posso? Davvero? Questo mostro è sempre stato il sogno della mia vita. E poi potrei approfittare del viaggio per occuparmi dell'azienda. Potrei comprare la linea completa dell'ultima stagione, tutti i modelli, i tessuti, gli accessori. Va bene, tutto, d'accordo, insomma. Luca, ragiona, ma se tu te ne vai e me ne vado anch'io, chi resterà qui? Andrà tutto quanto a rotoli. L'azienda deve tornare a essere quella di una volta. Sì, hai ragione. Certo. Ma appena torni tu, parto io. Ma sì, va bene. E quanti giorni starei via? 15 giorni. 15 giorni meravigliosi. Ma poi tocca a me, ah, eh? Certamente. Giancarlo. Oh, ciao, mamma. Che cosa devo firmare? Non ho molto tempo. Sapessi quante cose ci sono da fare. Non agitarti, mamma, non è proprio il caso, non te lo immagini neanche. Domani ti sposi. Va bene, vieni. Vieni con me ora. Ora sistemo io tutte le cose, eh? Tu ti siedi qui un momento, mi aspetti e io torno subito, eh? Sì, certo. Aspettami qui. Vieni con me, Luca. Andiamo. Andiamo. Arrivederci. Si accomodi, il signor Giancarlo arriva subito. Yolanda. Francesco. Già da molto tempo, senza che tu me lo chiedessi. Non avrei mai osato chiedertelo, sai? Perché credo di non averne più il diritto. Che importanza ha il diritto quando sono in gioco i sentimenti? Provo tanta vergogna nei tuoi confronti, Yolanda. Perché sono stato un grande egoista, sono stato una vera canaglia. Un ingrato. Ho fatto un grave torto a te. E ho fatto soffrire voi che siete le persone che amo di più al mondo. Anche tu hai sofferto, Francesco. Non immagini quanto. Dopo il primo momento di pazzia è arrivata la disillusione, la confusione. C'erano giorni in cui mi sentivo così solo, così disperato. Desideravo soltanto tornare a casa mia, essere insieme con te, insieme con Adriana. Però non ne avevo il coraggio. Ero caduto in una situazione che mi stava trascinando sempre più in basso e rendeva la mia vita ogni giorno sempre più simile a un inferno. Francesco, ti prego, non parliamo di questo. Ti fa solo male. Yolanda, io voglio parlarne. Ho bisogno di parlarne. Voglio dirti tutto. Devi sapere tutto.
Sono stato umiliato. Sono stato ingannato. Sono giunto persino a provare disprezzo per me stesso. Basta, Francesco, per favore, te ne prego. È stato per questo che non ho avuto il coraggio di parlarti, di ripresentarmi davanti a te, perché ormai non sono più l'uomo onesto che hai conosciuto tu un tempo. Io non merito più il tuo amore e neanche il rispetto della mia famiglia. Francesco, te lo meriterai di nuovo il rispetto. Io voglio aiutarti. Tu mi sei sempre stata di conforto. Sei stata la mia luce, la mia fede. E io mi sono comportato così male con te. Non dire così. E adesso, Yolanda, mi hai ritrovato. E mi stai tendendo la tua mano. Mi stai guardando dritto negli occhi. Questo tuo atteggiamento, il tuo gesto, mi commuovono profondamente. È così semplice, Francesco. Io ti amo ancora. Questa è la verità. Anch'io ti amo tanto, Yolanda. Adesso so che ti ho sempre amata. Quest'amore sincero da parte tua, questo affetto, non lo merito. E mi è difficile accettarlo, perché ritorno da te completamente distrutto, come un uomo ormai solo. Si ritorna sempre da chi si ama. La verità è che io so che tu hai continuato ad amarmi. Ti sei lasciato distrarre da un'altra donna. Ma la parte di te più nobile è rimasta al mio fianco. Il tuo cuore. Sì, il mio cuore è con te, Yolanda. Con te, che sei mia moglie. Tu sei il mio vero e unico amore. Quello che un uomo non dovrebbe mai abbandonare. Mai. Per niente. Per nessuna cosa. Per nessuna cosa al mondo. Yolanda. Francesco, è stata una terribile esperienza. Ma ormai è finita, amore. E siamo di nuovo insieme. Insieme. E per sempre. Spettacolo, sono felice per voi. Giancarlo, figliolo, grazie caro per averci riuniti qui. Sì, Yolanda ha ragione. Molte grazie, Giancarlo. Va bene, va bene. E adesso che ne direste, invece di rimanere qui a piangere e guardarvi come due sciocchini, di tornare a casa nostra insieme? Adriana vi sta aspettando, eh? E se l'idea che ha avuto Giancarlo non ha funzionato? Che stai dicendo, Adriana? Beh, è una specie di trappola.
Una trappola? Sì, senti. Giancarlo vuole che papà e mamma si incontrino. Mm-hmm. Così ha dato un appuntamento a papà alle 4 in ufficio per sistemare delle faccende. E l'ha detto anche alla mamma per la stessa ora per firmare dei documenti. Ah, ora capisco. Voi pensate che incontrando si possano magari riconciliarsi. Certo. Beh, però io non so se... Sta arrivando qualcuno. Sei tornato. E sei tornato con la mamma. E quindi questo vuol dire che voi... Sì, amore mio. Tuo padre è tornato per restare con noi. Rimarrai con noi per sempre, papà. Sì, Adriana. Rimarrò per sempre. Grazie. È una cosa meravigliosa essere di nuovo qui, nella mia casa. Davvero, Federica, quando ho visto entrare la mamma di Giancarlo da quella porta, non sapevo come comportarmi, ero così nervosa. Ah, sai, Elisa, io penso che sia stato molto corretto da parte di Yolanda venire a casa tua, riconoscere di aver sbagliato e ammettere, cara, che tu eri innocente. Sì, è stato un gesto molto nobile da parte sua. Non deve essere stato facile per lei accettare che la sorella della donna che l'ha fatta soffrire tanto diventasse la moglie di suo figlio. È vero, tesoro, ma anche tu hai dovuto soffrire molto. Sì, beh, per fortuna è tutto finito. Sì, hai ragione. Sono così contenta di sapere che sposerai l'uomo che hai sempre amato. Il padre del tuo bambino. Quando nascerà potrà avere il nome degli Aguirre. Sono così contenta, Elisa, che gioia. La cosa che amareggia di più Giancarlo è la situazione dei suoi genitori. Eh sì, capisco, ma che cosa ci vuoi fare? La felicità non è mai completa. Purtroppo c'è sempre qualcosa che non va. La vita è così, figliola. Ciao. Ciao, Nina. Lillina, sono venuta a prendere le misure, altrimenti non farò in tempo. Ma scusa, figliola, non le avevi già prese una volta? Dove le hai messe? Le avevi annotate sul quaderno. Ah, già. Però penso che adesso ci sia da aggiungere qualche centimetro in più. Mi ero dimenticata che aspetti un bambino. Guarda, Elisa. Vediamo. Ho trovato un modello, ma non so se ti piacerà. Oh, che colori stupendi. Sì, questa è la stoffa e questo è il modello. Guarda, naturalmente senza il velo. Io pensavo una bella conciazione. Sì, è una buona scelta. È bellissimo. Buonasera. Salve, come sta? Bene, grazie. Venga, si accomodi. Venga. Ciao, Nina. Come stai? Oh, ciao, Giancarlo. Non aspettavo la tua visita. Avevo moltissima voglia di vederti e devo darti anche una bella notizia. Un'altra ancora? Sì. Di cosa si tratta? Avanti, parla. I miei genitori si sono riconciliati. Ah, davvero? Sì. Ah, che sì, bello. Detto il signore. Siediti, Giancarlo, raccontami. Allora, chi ha fatto il primo passo, lui o lei? Beh, sono stato io. Come sarebbe a dire? Sì, ho organizzato una trappola e loro ci sono cascati. Ci spieghi come ha fatto? Sentiamo un po'. È molto semplice. Ho detto a mio padre che volevo incontrarmi con lui verso le 4 nel mio ufficio perché doveva esaminare alcuni documenti importanti prima che io partissi per il mio viaggio. Sì, sì. E a mia madre è lo stesso. L'ho convocata alla stessa ora, nello stesso posto, perché firmasse anche lei delle carte. Ah, certo. Così si sono incontrati lì. Sì, come se fosse stata una vera coincidenza, capisce? E poi cosa è successo? Il resto lo puoi immaginare. Qualche parola, un abbraccio, molte lacrime e sono tornati a casa insieme. Ah, che notizia. Ah, sono tanto contenta, Giancarlo. Ero preoccupata per loro. Adesso la nostra felicità è completa.
Quello che ho in mente di fare è una cooperativa. Al posto del padrone e dei suoi dipendenti, dovremmo essere tutti soci e basta. Ma signor Aurelio, che cosa sta dicendo? Lei dovrebbe sacrificare i suoi camion e quello che ha guadagnato con il sudore della fronte per fondare questa società. Ma cosa importa? Cosa importa? Io ho guadagnato più che a sufficienza. A me non passa neanche per la testa di comportarmi da padrone. Certo, io ho sempre fatto l'imprenditore, ma non dimenticare che ho una mentalità progressista. All'onestà dovrebbe diventare una cooperativa, un sindacato, non è così, Inescara? Se lo dici tu, sarà senz'altro così. Signor Aurelio, come fate a formare un sindacato se siete quattro appunto, gatti in tutto? Come sarebbe quattro gatti in tutto? Siamo io, c'è Luciano, c'è Ramirez e c'è Leonardo. Sì, sono quattro. Luciano, non gliel'hai ancora detto? Io? No. Cosa c'è, Luciano? Ah, no, niente, non c'è niente. È successo che... Vede, signor Aurelio, io... Senti, Anna, diglielo tu, io non ci riesco. Che cos'è, Luciano? Cos'è che non riesci a dire? Ecco, signor Aurelio, adesso glielo spiego. Vede, il fatto è che... tra poco finirò il corso che sto frequentando. E ho già trovato un posto, gestirò un negozio, capisce? E quindi... ecco, allora... parlando con certe persone che conosco, sono riuscita a trovare un lavoro a Luciano come capo magazziniere. No, non è possibile. Lui... ah, lui... sì, non lavorerà più nella sua impresa di traslochi, signor Aurelio. Ha deciso di abbandonarmi. Di andare a lavorare in un altro posto, con altre persone. Ecco, signor Aurelio, vede, io vorrei spiegarle che... La prego, cerchi di essere comprensivo. Luciano lì potrà fare carriera. Lui pensa di continuare a studiare e così, quando sarà diplomato, potrà... cercare di ottenere una posizione migliore. Potrebbe lavorare in un ufficio, non so, ci sono delle buone opportunità, capisce? E potrebbe migliorare, guadagnare bene, progredire, insomma. Sì, capisco. Certo che capisco. Aurelio. Anna ha ragione. Vede, signor Aurelio, io credo... Voglio che lei sappia che mi è costata molta fatica convincerlo. Lui non voleva assolutamente. Gli sembrava come se la stesse tradendo. Ho dovuto quasi obbligarlo a prendere questa decisione, capisce? Luciano pensava che lei si sarebbe sentito abbandonato, che ci sarebbe rimasto male. Riesce a capirmi? Ascolti, Aurelio, vorrei che le fosse chiara una cosa. Le voglio bene come ad un padre. E qualunque sarà la mia decisione, io non voglio perdere il suo affetto e la sua amicizia. Non c'è bisogno che le spieghi cosa provo. So anche che lei mi vuole bene. Le assicuro che se questa dovesse mettere fine alla nostra amicizia... No, no, ragazzo mio, no. Non devi assolutamente tornare indietro. Devi andare avanti e seguire le tue aspirazioni. Ormai hai preso una decisione. Io so comprendere. È meglio che tu dia retta a tua moglie. Devi seguire il consiglio di Anna, perché sicuramente lei ha deciso per il tuo bene. Ne sono convinto. Certo, però io vorrei... Senti, tu sei un ragazzo molto intelligente. E adesso è arrivato il momento di lasciare perdere certi lavori di bassa manovalanza. Questo è un lavoro per me. Io ho moltissime buone prospettive in questa attività di caricare mobili. È un lavoro adatto a Ramirez, che non vede più in là del suo naso, a Leonardo, che è un fannullone e che di sicuro non ha nessun'altra aspirazione. Ma tu sei un bravo ragazzo. Dico davvero. Sei un ragazzo in gamba. Tu avrai un grande avvenire. E io voglio essere qui a congratularmi con te quando sarai arrivato. Perché tu te lo meriti, ragazzo. E adesso abbracciami. Grazie, signora Aurelia. Ero sicura che avrebbe finito per comprendere. Sa una cosa, lei è molto buono. Permette che gli dia un bacio. Ma certo, tesoro, ormai siamo quasi parenti. Grazie, Ines. Vieni. Sì. Ora dobbiamo uscire. Tutto presto. Certo. No, non andate via. No, 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 no. Ancora un momento, eh? D'accordo, io ho accettato che tu, Anna, abbia trovato questo nuovo lavoro a Luciano. Però separarci, questo no. Che significa? È come ha detto Ines prima, siamo quasi parenti. Mm-hmm. Sì. Questo lo sapete, ho sempre desiderato avere una famiglia e per questo noi andremo a vivere sotto lo stesso tetto.
No, no, Aurelio, mi sembra che sia impossibile. Come facciamo a vivere qui tutti insieme? Questo appartamento è troppo piccolo. Chi ha detto che vivremo in questa casa? No, no, ci compreremo una casa nuova, una grande casa dove vivere tutti insieme. Aurelio, comprare una casa. Ma signora Aurelio, mi sembra un po' esagerato. Beh, sì, ecco, dico una casetta. Una casetta dove ci sia una camera da letto per ciascuno e un cortile grandissimo, pieno di alberi alti e grossi. Oh, che bello, un giardino dove potranno giocare i nostri bambini quando ne avremo, si intende? No, scusa se ti interrompo, tesoro, però io voglio averne adesso, immediatamente. No, Luciano, dobbiamo aspettare almeno 2 anni. Ma come 2 anni? No, no, scusa, ti ho detto che li voglio adesso. Il massimo che posso aspettare, Anna, è 10 mesi. Mi sembra già abbastanza, no? 10 mesi, fin troppi. Non possiamo aspettare. Ma dai, no, Luciano. No, siamo ancora giovani, dobbiamo vivere per un po' così. Abbiamo tante cose da fare. Sì, certo, so, ci piacerebbe un cortile pieno di bambini. Però Anna ha ragione. Sì, Anna ha ragione. È necessario pianificare. No, pianificare no. Ascoltate, vi porto le ultime notizie. Allora. I signori Aguirre finalmente si sono riconciliati. Questa sì che è una bella notizia. La felicità è completa. Scusate, io vado a cucire il vestito, altrimenti non farò in tempo. No, no, aspetta, Nina, Nina, aspetti anche lei, signora Federica. Anche noi dobbiamo darvi una notizia che riguarda la pianificazione, non è vero? Ah, ma lei ha sempre solo questo argomento per la testa. Possibile che non riesce a parlare d'altro? Avanti, sentiamo cosa c'è stavolta. Stia a sentire. È deciso, compreremo una casetta. Eh sì, Federica. Il signor Aurelio vorrebbe che vivessimo tutti insieme come una grande famiglia. Che te sì, ne pare? Sì, è così, signora Federica. Non esiste assolutamente niente di più grande, di più bello al mondo di una famiglia. Ah, signor Aurelio. Ah, Ines, che magnifica lei idea. Lei ha davvero ragione. Vieni, Ines, vieni. Lasciamoli soli. Quasi pronta. Ha avuto un problema con la cerniera del vestito, ma sembra che ora si sia risolto. E adesso perché ridi? È che mi sembra incredibile che non litighiate più dal mattino alla sera. Non sarà certo facile andare d'accordo dopo tutto quello che è successo. Ma almeno tenteremo. Abbiamo preso insieme la decisione di provare a ricominciare da capo. E impegnarci entrambi a non commettere gli stessi errori. Basterà che l'uno pensi di più all'altro. Sì, certo. È stato questo l'errore che abbiamo commesso. Ci siamo rinchiusi sempre di più nel nostro egoismo, nel nostro risentimento. E il rapporto si è rovinato. Ecco il perché delle tue insicurezze. E della tua ribellione. Però ora sarà tutto diverso. D'ora in avanti saremo più uniti per aiutarti. Stefano, arriveremo in ritardo. Oh, come sei elegante, mamma. Grazie. Andiamo, non ti preoccupare. Come ti sembro? Sto bene? Ah, sì, sì, molto sì, bene. Sì. Ti ho detto che la cerimonia era alle 9, ma a dire il vero è alle 9:30. Ah, sei sempre il solito. È stato un trucco, ho dovuto farlo. In questo modo tu sei molto più bella e io ho aspettato un po' meno. Va bene, è un buon metodo per costringermi a essere puntuale. E il regalo? Lo vado a prendere, sì. Ah, fa vedere. Ecco. Bene. Senti... Sei sicura di non voler venire? No, mamma, andate voi due, io resto qui. Sì? Sì, davvero, credimi. Bene, ciao. E divertitevi, mi raccomando. Grazie. Salutate gli sposi. Ciao. Ciao, papà. E fate i bracci, amo? Ciao. Ciao.
Ecco fatto. Come sta? Sei bellissimo. Buonasera. Noi andiamo di là a vestire la sposa. Bene. Aprimi, Nina. Anche quel giovanotto dovrebbe cambiarsi, non è vero? Dovrà essere molto elegante oggi. Cambiamo? Sì, ma preferisco aspettare l'ultimo momento per cambiarlo. Altrimenti questo signorino mi combinerà un bel disastro, no? Oh, andiamo, tesoro. Eccoti qua. Ciao. Avanti, fai un bel sorrisino a tuo papà. Ah, coraggio. Ma cosa dici? Non è ancora capace di ridere. Come sarebbe a dire? Invece ha già imparato a conoscermi. Mi fa sempre tanti bei sorrisini, oh, davvero. Enzo. Avanti, da bravo, fammi un bel sorrisino. Non mi guardare così, tu è la verità. Avanti, ti darò un bel bacio. Va cambio. Bene. Oh, sei bellissimo, tesoro mio. Va guarda bene. Manino, guarda, guarda la manina. Mm, ciao. Guarda. Come state, ciao, ragazzi? Come va? Tutto bene? Sei irriconoscibile. Aspetta che... Devo dire che sei davvero elegante, non t'ho mai vista così. Te l'avevo detto che vestito così avrei avuto successo, eh? Uno schiaffo. E devo confessarti che però mi sono fatto aiutare da lei. Ah, volevo dire. Ti sta davvero molto bene, siete Gonzalo. Tutti e due molto eleganti. Sì, appunto, non potevo stonare vicino a lei, capisci? Hai visto com'è bella Norma oggi? E io? Cosa dici? Non sembro Marlon Brando Junior? Ah, sei un vero ragazzo da copertina. Ah, sì, certo, mi stai prendendo in giro. Bravo, bravo. Ah, è davvero meraviglioso. Norma. Ti piace il mio nipotino, vero? Oh, sì, è bellissimo. E poi guarda come sorride. Poi, quando gli spunteranno tutti i dentini, lui mi seguirà in officina. No, no, cosa dici, Gonzalo? Non deve ancora passare. No, 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 quando inizierà a camminare, io voglio portarlo con me in officina al più presto. Potrà aiutarmi nel mio lavoro, a giocare col grasso. Ma tu non capisci proprio niente di bambini, eh? E neanche tu, Enzo. Hai sentito? Eccomi. Oh, come Elisa sta, si sta vestendo? Ciao, come va, bene, ragazzi? Bene. Nina la sta aiutando. Manca solo l'acconciatura, così tra poco potremo incamminarci verso la chiesa, eh? Va. Vado a cambiarmi, oh, mio amore, che sta piangendo. Gio. Beh, sarà meglio che adesso lo cambiamo, aiutami. Comincia ad essere un po' agitato. Su, non piangere, non piangere. Ma se piange, piange adesso, chissà cosa farà più su, tardi. Su, Enzo, vieni con me. Che cosa c'è? Dai, stappati le orecchie, ti devo parlare. Ascoltami bene. Ti è simpatica Norma, Enzo? Sì, la trovo una ragazza molto simpatica e intelligente. Sì, è vero. Ma certo, sì. No, lo sai perché te lo chiedo? Perché adesso lei e io... Dici sul serio? Sul serio. È bravo, Ventapollo. Sono proprio contento, grazie, sai, grazie. Sono contento per te. Ti a faccio proposito di ragazze, giusto per non cambiare argomento, Enzo. Cosa? Ti piace Letizia? Letizia. Ma sì, Letizia, perché mi guardi con quella faccia? Anche lei è una bella ragazza e ti ha aiutato a trovare un lavoro all'ospedale. Oh, sì, sì, naturalmente, sì. E poi ti è così affezionata. Aspetta, io al tuo posto vuoi sapere che cosa farei? Non ci penserei nemmeno due volte. La sposerei. Dici davvero? Ma certo, dico davvero, insomma, tu sei un ragazzo intelligente, ma a volte mi sembri un po' ingenuo, ti dico la verità. Ascoltami, è la ragazza giusta e poi ormai tutti sanno che voi due non c'è niente da nascondere. Non so, a queste cose bisogna pensarci bene. Ma che cosa vuoi pensare? Credimi, c'è poco da pensare. Il mio nipotino ha bisogno di una madre e la ragazza più idonea è Letizia. Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me? Per Elisa, non sai più distinguere che giorno.